Oggi per Oltre il Giardino siamo venuti a trovare Edoardo Silos Labini allo stand RG Produzioni Interludio. Poco fa ha presentato un ebook molto innovativo e prima di entrare nel vivo della nostra intervista che parla di sanità e come vede lui la sanità italiana, voglio chiedergli di raccontarci questo ebook e soprattutto perché è così innovativo. Beh, è innovativo perché ci sono tante componenti che insieme interagiscono: il teatro, la storia, la letteratura e ciò che viene chiamato backstage, tutte quelle immagini che raccontano come si costruisce un set, come si costruisce uno spettacolo teatrale, che poi sono le notizie che interessano spesso di più nei contenuti DVD, i famosi contenuti extra. Ecco, tutto questo serve a raccontare una figura straordinaria e innovatrice come quella di Gabriele D'Annunzio per il Novecento italiano. Poi c'è un elemento in 3D importantissimo che per la prima volta viene fatto su un ebook italiano, è un viaggio proprio dentro il Vittoriale dove si possono toccare, allargare, ingrandire, si può navigare dentro le stanze del Vittoriale di D'Annunzio. È un progetto di cui siamo orgogliosi, tant'è vero che Apple ce l'ha messo adesso in home, sotto Dan Brown, cioè Gabriele D'Annunzio tra amore e battaglie, tra le novità di questa settimana su ebook. Allora, legandoci al suo mestiere di attore e anche di autore, ha mai interpretato un ruolo sanitario, un medico, un infermiere? Come lo ha interpretato? Che caratteristiche gli ha dato se lo ha fatto? Allora, spesso l'ho naturalmente interpretato in televisione. Allora, per sfuggire dai cliché soliti televisivi, quando tu fai un medico, un dottore, un po' ti devi anche documentare, no? Come si tiene in mano lo stetoscopio, cioè ci sono una serie di accorgimenti tecnici che bisogna conoscere. Allora, proprio nella prossima fiction che uscirà per Rai 1, Paura d'amare, io faccio proprio un ricercatore. Quindi la cosa più importante, spesso il mestiere di medico nelle fiction è soltanto è di facciata, quello che conta poi è l'intreccio amoroso, però l'importante è sapersi muovere veramente da dottore. Quindi c'è più un approccio, diciamo, di studio scientifico, come si muove un dottore, come usa i suoi arnesi. Come autore, come lo scriveresti però il personaggio di un medico? Se dovessi decidere tu cosa mettergli dentro, indipendentemente dagli intrecci amorosi. Ma quello del medico è un mestiere molto difficile, molto importante e molto nobile. E far uscire una caratteristica umana inusuale, non da cliché, secondo me sarebbe vincente. Come ti documenti per conoscere problemi sanitari, per affrontare problemi sanitari sia dal punto di vista professionale, appunto come hai detto, ha dovuto studiare i medici, ma anche dal punto di vista personale, quando uno ha bisogno per qualche motivo di informarsi anche solo dove andare a fare le ricette invece che comprare una medicina? Devo dire che io sono sempre stato un po', sono sempre un po' fuggito dagli ospedali, da tutto ciò che era medicina, però dopo che è nata mia figlia e che ho assistito al parto, ho incominciato a interessarmi di ciò che per esempio è legato alle malattie dei bambini. Poi io ho sposato una donna che ha una malattia rara, quindi l'epidermolisi bollosa, quindi mi sono approcciato, diciamo, grazie a una vita affettiva familiare alla medicina. Altrimenti ma usi internet, preferisci, che non so, la televisione? Internet. Il giorno che si sono rotte le acque a mia moglie, sono andato subito sul tablet e ho cercato subito che cosa bisogna fare. Oggi internet su questo ci aiuta molto. Qual è il tuo rapporto col medico di famiglia? Il mio rapporto con il medico di famiglia, appunto, era inesistente fino al matrimonio. Adesso abbiamo quello di famiglia perché quello di mia figlia, delle mie figlie e di mia moglie è anche il mio, altrimenti è stato inesistente. Io non sono stato mai ricoverato in vita mia, non ho mai subito un intervento, quindi per me la medicina era qualche cosa proprio di... astrusa. Esatto. Era astrusa, ma quando sei in tournée, se ci sono dei problemi sanitari, come vengono affrontati? Questa è una curiosità che ho sempre avuto. In tournée, se ci sono dei problemi gravi, si va subito a un pronto soccorso. Ma io ho visto attori andare in scena anche col gesso, anche sulla sedia a rotelle.
cioè anche dopo i lutti. Il teatro come lo spettacolo, la famosa frase show must go on, è così, si va in scena sempre. Per concludere, quale consiglio daresti al Ministro della Sanità? Ministro della Sanità, io adesso direi occupatevi delle malattie rare, ma non soltanto di poche malattie. Ci sono tanti malati che soffrono e soltanto perché non hanno una grande cassa di risonanza, perché non fanno dei numeri e quindi dietro loro non ci sono interessi farmaceutici importanti, che hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di essere aiutati nella ricerca. Aiutiamo le malattie rare. Grazie. Grazie a te.